visitate nel piazzale esterno dell'hotel la mostra del veicolo industriale. Hello Pike, sono Hamilton. Ah, sei tu Pike? Questa volta l'ho fatto secco. Ora sto sorvegliando la Coleman. Allora posso comunicare la notizia a Scholtan? Naturalmente, digli che andasse pure. Esca per favore, esca. Che andasse pure a cacare. Quel figlio di puttana è ancora vivo. L'ingresso dei fornitori e degli operai è sul retro. Sul retro c'è Vanessa. Io sono né operaio né fornitore, io sono il signore disoccupato che c'è l'appuntamento qua. Senta, per cortesia, si tolga di mezzo. Ti piace come sono vestito? E se bello te, guarda dallo specchio, sembri un pinguino, sì. Ma io qui sono il portiere. E io sono centravanti e voglio passare, capito? Senta, non insisto, se ne devo andare via, vado via. Ma l'anima di mortacci tua, c'ho l'appuntamento qua, l'ho detto. Che è successo? Che c'è? E c'è che sto stronzo non me lo fa passare. Ma lei chi è? Io sono Paraccioni Luigi, e lei chi è, se può sapere? Io sono il direttore. Ah, mi scusi, sono il direttore, ma io ho l'appuntamento qua con la signora. Mi ha dato pure il biglietto alla visita. Non mi ricordo il nome, un'arta tedesca. Si chiama come Piena. No, Piena, Gorma, Ripiena, Gorma de Cattiveria, come... Il mio nome è Rita Coleman. Il signor Panacchioni aveva un appuntamento con me. Mi scusi, deve capire io... Ha sentito? Io c'avevo un appuntamento con sta sventolona, scusa, Che figura di merda che ha fatto. Vattene col padrone tuo, va. Sozzo, puh, schiavo. E fatta la barba che sembri Monnezzaro. Allora, mi dica, signor Panacchioni, ha cambiato idea per caso? Senti, io e te adesso dobbiamo parlare a quattro occhi, hai capito? E mica perché sei così arta sa che mi fa paura, perché io a te te scorcio. Beh, io devo andare a montare adesso. Tu fatte montare da chi te pare e piace, ma tu prima devi parlare con me. Va bene, venga con me in macchina e durante il tragitto possiamo parlare. Hai capito che dritta? E invece vieni tu in macchina mia, te sta bene? Mia per muovere lì perché è del cavallo, ma vieni con me. Perché? Perché non mi piaci. Voglio dire, mi piaci ma non mi piaci. C'è qualcosa che non va.